Fin dall'antichità, la natura selvaggia e incontaminata della valle di Fellicarolo, stretta fra le ripide rive del torrente verso nord e una catena di alti e impervi monti a sud che segnano il confine con la Toscana, ha rappresentato un ostacolo quasi invalicabile al suo popolamento. Inoltre, l'assenza di vie adatte all'attraversamento di questo difficile tratto del crinale appenninico ha fatto sì che la valle rimanesse isolata per molto tempo. Il nome Fellicarolo, dal latino felix, felce, ovvero luogo dove crescono le felci, compare per la prima volta in una pergamena datata 1169. Il documento parla di una donazione di terreni da parte di Gizardino, figlio di Guido da Garfagnolo, alla vicina pieve di Campigliola, nell'Appennino reggiano, prima di partire per la Terra Santa. Durante le cruenti lotte fra Guelfi e Ghibellini, alcune famiglie provenienti dalla vicina Pistoia si rifugiarono nella valle di Fellicarolo. Essa rappresentava un luogo adatto per viverci, non ancora popolato e protetto da una natura possente e rigogliosa. Si ritiene però che i primi veri abitanti della valle furono i monaci eremiti seguaci di San Colombano, fondatore del monastero di Bobbio, che nel VII secolo edificarono la prima chiesa cristiana nella zona di Fanano. A questo proposito, è importante citare il famoso documento datato 749 d.C., riguardante la donazione delle terre di Fanano e Sestola da parte del re longobardo Astolfo al cognato Anselmo, che allora era priore del piccolo monastero di Fanano e che diventò nel 752 il primo abate della nascente abbazia di Nonantola. Nell'archivio abbaziale è presente anche l'atto di donazione ad Anselmo, da parte di Orso, chierico longobardo dell'esarcato di Ravenna, della località chiamata Arsicciola, ubicata nel territorio fellicarolese sul pendio, ben esposto mezzogiorno, ad ovest del rio Fellicarolo. Qui si legge in un documento del 1233 fu edificata la prima chiesa della valle dedicata a San Bartolomeo e distrutta nei secoli successivi da una frana. Geologicamente, il territorio della valle di Fellicarolo si presenta fragile e soggetto a frequenti lavine e smottamenti. Esso è caratterizzato da un profondo e stretto canalone, dove scorre il torrente omonimo traversanti ripidi e scoscesi, spingendo così gli abitanti ad occupare soprattutto la parte orientale e medio-alta della valle, dove si trovano ampi pianori e vallecole adatte alla coltivazione e al pascolo. Nel 1529, vicino all'attuale borgata di Capietro, fu costruito un oratorio che venne ampliato più volte con l'aumento della popolazione nella valle. Un secolo più tardi fu innalzato a parrocchia e dedicato a San Pietro, patrono di Fellicarolo. Nel dicembre del 1779, un'enorme frana trascinò a valle l'oratorio e 16 casamenti fino al luogo chiamato attualmente Chiesa Vecchia. Si modificò completamente l'assetto urbano
e nel 1787 iniziarono i lavori della costruzione della nuova chiesa nel luogo dove si trova tuttora. Sull'antica direttrice Fanano-Fellicarolo si passava il torrente al ponte di legno della Porcastra, situato nei pressi della confluenza col fosso Rovinaccia e distrutto dalla forza delle acque nel 1823. Si saliva poi con discreta pendenza sul lato destro del torrente giungendo alla borgata degli Anselmi e all'oratorio di San Rocco. Fondato all'inizio del 1700, questo oratorio servì egregiamente come parrocchiale dopo la distruzione della chiesa per la frana del 79. Restaurato dopo l'epidemia di colera verso la metà del 1800, fu da allora dedicato a San Rocco. Fino al 1870 si utilizzarono soltanto guadi di fortuna per attraversare il torrente e raggiungere il centro abitato, ma ad ogni piena venivano puntualmente spazzati via. Finché, vista l'urgenza e la necessità di un collegamento sicuro con Fanano, si intraprese la costruzione di un nuovo ponte nella località chiamata San Tirone, realizzato nell'ultimo decennio del 1800. La grande e unica arcata a profilo ribassato, opera di un artigiano muratore montanaro rientrato dalla Francia, e la susseguente strada di raccordo sono tuttora l'unica via di comunicazione con il capoluogo fananese. Il torrente Fellicarolo, prima di lasciare la valle per unire le sue acque al torrente ospitale e formare il Leo, offre, tra le sue rive, antichi fabbricati, percorsi didattici e scorci naturalistici di rara bellezza. Sulla strada che dal centro di Fanano scende al ponte sul torrente Fellicarolo, troviamo il santuario della Madonna delle Grazie, comunemente chiamato della Madonna del Ponte. La chiesa fu edificata nel 1650 dai nobili Ottonelli. L'altare si fregia del dipinto eseguito dal pittore Pellegrino Pellegrini, detto Pellegrino da Fanano, allievo di Guido Reni. Ricostruita dopo il terremoto del 1920 con i fondi donati dagli emigranti fananesi, fu ad essi dedicata ed ospita nel parco antistante il monumento al più famoso emigrante di Fanano, Felice Pedroni, ovvero Felix Pedro, cercatore d'oro e fondatore della città di Fairbanks in Alaska. Superato il ponte sul torrente e svoltando a sinistra, ha inizio il Giro dei Metati, un bel percorso conoscitivo sull'attività di essiccazione delle castagne, alimento primario della popolazione per molti secoli. Sul sentiero incontriamo gli essiccatoi, chiamati metati, delle diverse famiglie che lavoravano questo frutto, fino al processo finale della trasformazione in farina. Lungo il sentiero dei metati incontriamo anche una grossa roccia spaccata contenente l'orma del bue, una peculiare formazione di arenaria che ha dato corso a molte leggende popolari.
Sul torrente troviamo anche le rovine di quella che fu una centrale idroelettrica dei primi decenni del Novecento. Ha funzionato fino agli inizi degli anni 60 e produceva la corrente che serviva il centro di Fanano. Seguendo il sentiero del CAI 425, che porta a Cima Tauffi, si trova il vasto pianoro di Vasbedolla, o Valle delle Betulle, abitato da diverse famiglie fino agli anni 50. Le case e le stalle, i numerosi essiccatoi di castagne, testimoni della laboriosità degli abitanti, sono ombre nascoste dalla macchia e dalle piante secolari in pessimo stato vegetazionale. Dall'altra parte della valle, quasi di fronte a Vasbedolla, fa da sentinella sulla propaggine estrema la bella borgata della Seretta, situata nel pianoro sopra l'Arsiciola, ma appartenente alla frazione di Canevare. Abitata durante la stagione estiva, offre bellissimi panorami dei vicini monti. Una targa di marmo sulla parete di una casa ricorda il sacrificio del partigiano Fernando Turchi nel 1944. Fellicarolo si trova a 912 metri di altitudine e dista 6 km da Fanano. Il piazzale della chiesa e quello sottostante si possono considerare il vero centro del paese, incrocio delle strade più importanti e riferimento ad una costellazione di casolari disposti a ventaglio, prevalentemente nella zona alta. L'intero territorio abitato è di fatto cosparso di casolari e di piccoli borghi, a volte molto vicini fra loro, che costituiscono la struttura portante della distribuzione demografica nella valle fin dall'alto medioevo. Le borgate di Fellicarolo prendono per lo più il nome dalle famiglie che si erano insediate nei luoghi o dalle caratteristiche dei luoghi stessi. Il nostro viaggio alla loro scoperta inizia poco prima del centro della frazione. Qui troviamo le case di via Gagnana e di via Anselmi, la zona che viene comunemente chiamata Gagnana di Sotto. La località comprende un discreto numero di unità abitative immerse fra castagni secolari. Le case sono state in gran parte riattate ad abitazioni stagionali. Salendo per via Poggio, troviamo la chiesa parrocchiale di San Pietro, ricostruita alla fine del Settecento. Essa è caratterizzata da un'impostazione monumentale con alta facciata a disegno verticale diviso in tre parti, secondo la tradizionale divisione basilicale in tre navate. In realtà l'interno è costituito da una sala unica, con tre cappelle per lato. Esse sono adorne di ancone di legno dorato e dipinti provenienti dalla chiesa precedente. Nel transetto a sinistra si può ammirare, per molti mesi dell'anno, il magnifico presepe di Gioacchino Corsini. L'abside semicircolare, dietro l'altare maggiore, contiene il bellissimo coro ligneo e intarsiato, opera degli ebanisti locali Innocenzo e Michelangelo Corsini. Dal piazzale della chiesa saliamo per via Camucci. Lungo la strada, a una diramazione che porta a una vasta zona detta Bosco Agolare, troviamo la Vacchiella, antico nucleo abitativo ristrutturato e tuttora abitato. Ca Balestro si trova appena a monte della Vacchiella.
da notare il selciato della corte con la sua pavimentazione fatta di grandi lastre squadrate d'arenaria. Casa Mucci è situata sopra Cabalestro. Il lungo edificio comprende due unità abitative. Esso conserva inalterate le caratteristiche tradizionali dell'edilizia montanara. Ripercorrendo via Poggio, dal piazzale della chiesa, troviamo sulla destra la borgata delle formiche, forse perché era così abitata da tante persone da sembrare un formicaio. Salendo giungiamo a La Possione, nome derivante da possessione o proprietà, uno storico e importante insediamento formato da una serie di edifici ravvicinati e disposti ai lati di un antico tracciato verso il monte. Sul luogo sono presenti scritte e date scolpite su pietra che ne attestano l'antica origine. Sul tracciato che da via Poggio conduce al monte Lancino, troviamo le rovine di quello che era un bellissimo e storico casolare, la Borra di Sopra, ovvero la casa natale di Odoardo Corsini, personalità di eccellenza della Valle di Fellicarolo. Nato nel 1702, studiò nel Collegio dei Padri Scolopi di Fanano, ora sede del municipio. Si trasferì poi nel noviziato di Firenze, dove divenne docente di filosofia a soli 20 anni. Ricevette l'ordinazione sacerdotale nel 1725 e si trasferì all'Università di Pisa, dove insegnò fino alla sua morte. Studioso di fama europea di matematica e storia antica, a lui è intitolata la piazza di Fellicarolo e la bella e storica piazza Corsini di Fanano. Il serretto, lungo caseggiato edificato ai margini di un ampio pianoro, si trova nella parte alta della valle. Le abitazioni sono state tutte recuperate e destinate ad uso stagionale. Il Poggio, situato al limite orientale della cintura più alta dei casolari di Fellicarolo, costituisce il nucleo più rappresentativo della realtà insediativa di questa parte remota del territorio. Si presume che la località esercitasse una funzione decentrata di controllo della viabilità, anche in virtù del toponimo derivato dal podium latino, che indica un luogo fortificato. Un caseggiato rettilineo nasconde, più avanti sulla destra, l'ingresso ad una corte interna, con un grande portico sorretto da due grosse colonne cilindriche in pietrame. Sulla parete ricoperta dalla sporgenza del tetto è inserita una marcolfa, una testa scolpita posta contro gli influssi magici maligni. Il casolare ha conservato la fisionomia originaria e costituisce una rilevante testimonianza di architettura rurale del 6-700. In realtà pare che il primo insediamento in questo luogo risalga al tardo Medioevo. Il Fontanaccio, casale ampiamente ristrutturato, ma nel rispetto dell'ambiente circostante, gode di una notevole vista panoramica. Un acero secolare ne abbellisce la struttura. Ca Norra costituisce, assieme alla vicina Ca Baroni, il vertice degli insediamenti dell'alta valle alle pendici del monte Rondinara. La casa è annoverata fra le prime 7 case di Fellicarolo.
giungiamo così a Cabaroni, il più elevato dei casolari di Fellicarolo, che abbraccia dalla sua posizione dominante l'intera vallata. Il caseggiato, che a tutt'oggi ospita un rinomato ristorante, si sviluppa su due piani e comprende sia l'abitazione sia i rustici di servizio. All'ingresso della corte è stato edificato nel 1657 un oratorio dedicato alla Beata Vergine Immacolata. A questo luogo di culto furono concesse attraverso una bolla di Papa Pio VI del 1776 le stesse indulgenze pertinenti alla Basilica del Laterano di Roma. Tutto ciò fa pensare, anche per le caratteristiche del complesso, che ci fosse un convento. Prendendo la strada per l'Alta Valle, che dal centro del paese va verso il crinale a sud, si incontrano diverse borgate e casolari, fra cui Casa Parri, Le Borrelle, Ca Betlemme, Ca Re e Casa Nesti. Qui troviamo anche il Parco degli Eventi, situato in uno splendido e ampio pianoro. Creato dall'iniziativa privata di Melotti Oberdan, questo luogo colpisce il visitatore per le tante opere artistiche e naturali in esso contenute. Il parco è visitabile gratuitamente ad ogni ora. Continuando lungo la strada in salita, superiamo alla nostra destra un enorme e stupendo esemplare di Araucaria, pianta sempreverde tipica degli stati dell'emisfero sud come Cile e Argentina. Poco dopo incontriamo i casolari di Ca Ietta, di Ca Bruciata e di Ca Baiocco. Il Colombano, casolare il cui toponimo è associato all'oratorio di Fanano, sarebbe da riferire alla presenza dei monaci osservanti la regola di San Colombano, vissuti in questi luoghi fin dall'VIII secolo. Arriviamo così alle Casuglie, ultima e storica borgata che conclude la serie dei grandi casolari attestati nell'alto corso del torrente Fellicarolo, che proprio qui inizia il suo corso dall'unione del Fosso Serra con il Fosso Doccione. Le ultime case della valle sono Ca della Checca e Ca Barducchi. Quest'ultima è nota perché è stato il luogo dove fu ucciso dai tedeschi il partigiano Ennio Cattinari durante la Seconda Guerra Mondiale. La lapide, che ricorda il suo sacrificio, è ancora oggi oggetto di visite guidate per tenere viva la memoria di questi tristi fatti del passato. Qui è presente anche una ghiacciaia ricoperta, unico esemplare di tutta la valle. Thank you.
La cascata del Doccione è la più bella e imponente dell'Alto Appennino modenese. Essa è di origine tettonica e deve il suo nome al fatto che l'acqua non ha un unico salto, ma ne presenta molti, differenziati anche in altezza, cosa che ricorda appunto l'effetto di una doccia. L'acqua che scorre compie un dislivello di 124 metri con una pendenza media del 40%. La cascata è attiva tutto l'anno. Durante la stagione invernale viene ricoperta da uno spesso strato di ghiaccio che crea suggestivi effetti, mentre in primavera, durante lo scioglimento delle nevi, la notevole portata dà luogo a giochi d'acqua e a molteplici effetti sonori. Negli ultimi anni, a causa dei cambiamenti climatici, si sta assistendo ad un altro fenomeno, la siccità, sia nel periodo estivo sia in quello invernale. La cascata, comunque, vista la sua bellezza e il suo contesto naturale, è meta di visite turistiche e didattiche per tutto il corso dell'anno. Il rifugio dei Taburri, nome derivante dall'etrusco taba, ossia piana, è l'ultimo avamposto da dove si ripartono i sentieri per le vette. La località gode di prerogative naturalistiche ed ambientali di grandissimo pregio. Punto di arrivo della strada di arroccamento della valle, è diventata meta obbligata delle escursioni su questa parte del crinale appenninico. Percorrendo il sentiero CAI 445, che dai Taburri conduce al Monte Libro Aperto, incontriamo nella zona chiamata Serralta di Qua un vecchio casolare ristrutturato e adibito a rifugio, il Gran Mogol, immerso in una grande abetaia e con una sorgente nei pressi. Continuando lungo il sentiero, si può deviare a destra dal percorso e visitare la località di Serralta di là, dove si segnala la piccola radura della pianona, con un edificio in parte crollato e una fonte ricca d'acqua. Un tempo questo luogo era abitato prevalentemente da pastori durante il periodo estivo. Posto a circa 1450 metri di quota, presenta un grazioso oratorio con un campanile a pianta quadrata, con davanti un piccolo loggiato. Sembra un luogo magico ed è lontano dai percorsi più frequentati. Pare di essere proiettati indietro nel tempo. Il mulino della Stefana, di proprietà della famiglia Monari, fu costruito sull'antica direttrice Fanano Fellicarolo a pochi passi dal torrente e a ridosso del fosso delle Sarie. La sua attività lavorativa si concluse dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il mulino della Nunziatina, oggi in parte crollato, è situato sotto la borgata degli Anselmi.
era caratterizzato da una originale struttura a più livelli che segue la conformazione morfologica del luogo. Ha terminato la sua attività negli anni 60. Il mulino di Nerichino è uno dei complessi ad acqua più interessanti di tutto il territorio. Situato sulla riva destra del torrente Fellicarolo, aveva tre macine tuttora conservate che smisero di lavorare a metà degli anni Ottanta. Caratteristico, nel suo genere, il porticato che separa il locale delle macine dal resto dell'edificio. All'ingresso del locale, che sovrasta il vano macine, è inciso il monogramma del Cristo con la data del 1775. È quasi sicuramente materiale recuperato dai ruderi della vecchia chiesa di Fellicarolo travolta dalla storica lavina. Il mulino dei Fossi si trova nell'alta valle di Fellicarolo, all'inizio del sentiero del CAI 435 che da Ca Baiocco conduce al Monte Libro Aperto attraverso il Malpasso. Aveva due macine e l'ultimo mugnaio che vi ha lavorato si chiamava Burchi, soprannominato Pataia. Col termine maestà, dal latino maiestas o grandezza superiore, viene solitamente definita una piccola costruzione verticale chiamata pilastrino, che ricorda un campanile. L'apice del pilastrino è spesso sormontato da una croce. Le maestà si trovano collocate ai quadrivi, negli angoli delle proprietà, lungo i sentieri o le carreggiate, o in punti particolari in corrispondenza di un fatto accaduto che si vuole ricordare a ringraziamento. Il loro uso antichissimo nell'alta montagna si è mantenuto nel tempo fino ai giorni nostri. Nella valle di Fellicarolo, secondo il libro Fanano Sacra, Cielo e Terra d'Appennino di Alfredo Silvestri, sono state conteggiate complessivamente 66 maestà. A circa 3 chilometri da Fanano, nel luogo dove l'antica mulattiera attraversava il fosso dei mercanti, vi è un cippo isolato posto su un macigno coperto dai licheni. Sulla stele vi è scolpita una scritta resa quasi illeggibile. Si tratta di un cippo fatto erigere dal fratello in memoria della sorella Rosa Pieracci, qui caduta da cavallo nel febbraio del 1903. Nel versante nord del Libro Aperto sono presenti piccole colonie di rododendro ferrugineo. È una pianta antichissima, caratterizzata da fiori rosa dall'intenso profumo che fioriscono da metà giugno ai primi di luglio. La presenza del rododendro in Appennino risale ad almeno 10.000 anni fa, quando su questi monti si sono succeduti diversi periodi glaciali. L'adattamento del rododendro alle varie mutazioni climatiche gli ha permesso di arrivare fino a noi e farci apprezzare la splendida fioritura dell'albero delle rose
unica in tutto l'Appennino. La zona, comunque, è punteggiata da un'enorme varietà di piante e fiori, uno spettacolo della natura che appare tra maggio e agosto. Il nome Pizzo dei Sassi Bianchi deriva dal colore delle calcareniti che emergono da questa cima, creando un contrasto con il colore grigio delle arenarie. Da qui si può osservare l'ultima parte della salita al Libro Aperto e si iniziano a sentire i fischi di allarme delle marmotte, presenza identitaria di questi luoghi appenninici. Il nome del monte deriva dalla particolare forma delle due cime che lo compongono. Infatti assomiglia ad un libro aperto, e questo è evidente osservandolo dal passo della croce arcana. Questo monte è uno dei più alti e suggestivi di tutto il territorio del Parco del Frignano. Ogni anno, tra la fine di luglio e la fine di agosto, nei territori dell'Alta Valle prende il via la stagione della raccolta del mirtillo nero, frutto spontaneo che trova proprio nell'Alto Appennino il suo habitat ideale. La regolamentazione della raccolta è esercitata dall'Ente Parchi Emilia Centrale, di cui il Parco del Frignano, che include la Valle di Fellicarolo, ne è una parte. La raccolta è consentita a tutti, col limite di 1 kg, e fino a 5 kg per i residenti nei comuni del parco. Le testimonianze che abbiamo della Valle di Fellicarolo parlano di un territorio con ampie risorse: la pastorizia, l'allevamento, l'agricoltura e la coltivazione dei castagni, insieme all'artigianato manifatturiero ed edilizio, erano attività molto sviluppate. La popolazione, nell'immediato dopoguerra, era di 1.456 residenti. Negli anni 60 e 70, a causa dello spopolamento verso le fabbriche della pianura padana, si pensò di attirare gente nella valle con iniziative legate al boom economico di quel periodo. Si costruirono quindi molte seconde case per vacanze e gli alberghi del paese erano sempre pieni di ospiti. All'albergo di Monarinello veniva tantissima gente. Ci si trovava in paese, si parlava, si chiacchierava, si ballava. C'era 22 camere da fare, da sistemare tutte le mattine. Io ci sono stata per 7 anni di continuo, invece le altre due facevano i mesi estivi.
Un jukebox con le canzoni più in voga del momento permetteva anche di ballare. Anche gli sport invernali ebbero il loro spazio, attraverso la creazione della sciovia a stella nei pressi del casolare Il Colombano. Fellicarolo Paese era dotato di vari negozi, di un ufficio postale e di una scuola elementare, con le classi seguite dal maestro Ivo Gambaiani, ultimo insegnante ufficiale, poco prima che la scuola fosse definitivamente chiusa. Da decenni in valle si sta assistendo ad uno spopolamento progressivo. Le molte case costruite o restaurate sono messe tristemente in vendita. È un processo che è avvenuto, io credo, in tutto l'Appennino e lungo la dorsale appenninica fino al meridione. Ma nel corso dell'anno 2021, un fatto inaspettato si è imposto all'attenzione dei pochi residenti. L'arrivo di nuove famiglie e la nascita di 4 bambini accolti dal suono a festa delle campane dell'antica chiesa hanno riacceso la speranza in un futuro nuovo. Questo lavoro vuole essere uno sguardo su di un mondo che viene da lontano e che potrà entrare negli occhi e nel cuore delle persone d'oggi per divenire memoria viva, perché alla fine questo è davvero un luogo dell'anima.